Benvenuti a tutti! In questo video vedremo che cosa è, come si assembla e come si programma MMBot. Ma prima di cominciare andiamo avanti con la sigla! Ma che cosa è MMBot? MMBot è una piattaforma robotica pensata principalmente per avvicinare i bambini all'elettronica e alla robotica. È facile e veloce da assemblare e può essere programmato in modo semplice con un linguaggio grafico a blocchi. MMBot ti avvicina al mondo della programmazione in modo intuitivo e divertente. Con un cacciavite, le istruzioni e un software di programmazione puoi costruire un robot da zero e provare le soddisfazioni della creazione pratica. Con MMBot imparerai a conoscere le parti elettroniche e meccaniche di un robot, come motori e sensori, e i vari principi base della programmazione basata su blocchi, in modo tale da sviluppare capacità logiche di pensiero e progettazione. MMBot è un robot in alluminio da assemblare, economico e versatile. Che cosa contiene il kit? Il kit contiene una scheda M-Core, un telaio in alluminio, un portabatterie per 4 batterie AA, due motori, due ruote, un cavo USB, un sensore ad ultrasuoni, un sensore di rilevamento, un modulo Bluetooth, un telecomando ad infrarossi e vari viti, cavetti e distanziatori. Ora passiamo al video relativo all'assemblaggio. L'assemblaggio è semplice, basta vedere le istruzioni e sarà anche breve. E ci sarà un cacciavite a doppia punta per costruire senza problemi il robot. Forse in questo caso è meglio stare attenti al proprio bambino che maneggia un cacciavite. Vediamo il video dell'assemblaggio. Come si programma? MMBot si programma con il software MBlock. Per quanto riguarda l'installazione di MBlock, ho fatto un altro video a riguardo, che vi linkerò nelle schede e nella descrizione. Per quanto riguarda la programmazione, possiamo interfacciarci con MMBot in tre diverse modalità: via USB, via wireless e via Bluetooth. Quindi avremo tre diverse modalità, tramite le quali avremo la possibilità di caricare il codice. Ora vedremo come programmare MMBot che insegue la linea nera e vedremo le spiegazioni corredate. In seguito ci saranno dei video di vari progetti senza nessuna spiegazione riguardante i blocchi utilizzati per far sì che MMBot esegua quella determinata task. L'obiettivo è far seguire a MMBot un percorso creato con del nastro nero. Il percorso avrà curve a destra e a sinistra e sarà disegnato sopra una serie di cartoncini in bianchi. Essi lavorano con un LED che emana raggi infrarossi e in base a quanti ne ritornano al fotodiodo capiscono se la superficie sottostante è nera o bianca. In quanto una superficie chiara fa ritornare tanti raggi quando ne arrivano, mentre una superficie scura fa ritornare una quantità minima di raggi rispetto a quelli che ne sono arrivati. Quindi cosa accade?
Se entrambi i sensori sono sulla linea, significa che siamo sul percorso e si può andare avanti così. Se il sensore di sinistra, il sensore numero 1, è sulla linea e quello di destra no, significa che MMBOT sta andando troppo a destra, quindi occorre girare a sinistra. Se il sensore di sinistra è sulla superficie bianca e quello di destra è sulla linea, significa che MMBOT sta andando troppo a sinistra, quindi occorre girare a destra. Se entrambi i sensori sono sulla superficie bianca, significa che siamo usciti dal percorso e MMBOT deve tornare indietro. I sensori sono due e le possibili combinazioni sono quattro, a cui corrispondono quattro codici, da 1 a 4, restituiti dal sensore in seguimento di linea. Ora vediamo il codice. Quindi, nel momento in cui il sensore di inseguimento linea ha come valore 0, allora faremo muovere in avanti o indietro il nostro MBOT. Altrimenti cosa accade? Se il sensore di inseguimento di linea registra come valore 1, MBOT ruoterà a sinistra. Altrimenti, se il sensore di inseguimento linea assume come valore 2, MBOT ruoterà a destra. Ovviamente avanti o indietro dipende da come vogliamo far muovere il nostro MBOT. Non è molto rilevante per quanto riguarda la stesura del codice, la logica è la stessa. Ora voglio condividervi diversi progetti che sono possibili da realizzare con MBOT. Ringrazio a tutti coloro i quali hanno visto questo video. Lasciate like se vi è piaciuto e commentate se avete dubbi o richieste da farci. Iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità riguardante il mondo Maker e Arduino.